Ciao. Ah, noi ci siamo già salutati. Sì. Eccomi qua. Vi devo dire che mi ha fatto un piacere straordinario andare in giro, vedere che splendido posto è questo, che comunità fantastica. Mi tolgo la mascherina perché non so parlare con la mascherina. Ma... E quindi siete fortunati parecchio, sapete, avere questo posto dove vi vedete tra voi e avere queste persone che sono, niente, definirle cosa? Bravissime, che vi vogliono un bene straordinario, perché comincia tutto da lì, eh? Comincia dal loro affetto e anche dall'affetto che vi sapete dare tra voi. Quindi questo posto, appena uno entra, niente, capisce subito che c'è un calore, un amore straordinario qui dentro. E da lì partono tutti, parte la vostra, come dire, la vostra educazione, il vostro apprendimento, il vostro divertimento, perché senza divertimento le cose non rimangono in testa. Quindi, bravi, bello, grazie per avermi invitato oggi. Inizio io chiedendogli, secondo lei, i ragazzi come fanno senza un punto di riferimento? Come faranno a trovare la loro strada nella vita? Perché ad esempio io e loro siamo stati fortunati ad avere questo posto, ma ci sono molti quartieri a Roma e in Italia che non ce l'hanno. Sì, è una domanda molto profonda, perché in effetti quello che ora parlo come governo, come Presidente del Consiglio, quello che dovremmo fare è investire molto di più su questo, creare tantissimi punti luce, portare di più, e questo abbiamo cominciato a farlo, è portare di più lo sport nelle scuole, fare della scuola stessa una comunità, quindi avere il tempo pieno a scuola. E quello che continuiamo a dire, insomma, è che bisognerebbe che una volta finito l'orario scolastico le ragazze e i ragazzi potessero tornare a scuola, stare aperti il pomeriggio per fare molte attività come fate qui. Quindi su questo, tra l'altro, questo governo qua ha investito moltissimo, quindi è stato destinato una somma molto grande, di tanti miliardi, per la creazione delle palestre nelle scuole, per il tempo pieno. Quindi, insomma, la situazione sta migliorando. Perché? Perché piano piano tutti noi, i grandi, hanno cominciato a capire che voi siete al primo posto. E quindi, questo non voglio fare un discorso, mi fermo qui, aspetto le domande. Basta. Grazie. Grazie. Adesso vorrei passare la parola a... Va bene. Mio compagno. Allora, buongiorno, mi chiamo Alessandro, ho 12 anni e io volevo chiederle da piccolo cosa voleva fare da grande, che lavoro voleva fare? Ma guarda, da piccolo, diciamo quello che mi ricordo, non vi dico quello che volevo fare quando avevo 5 anni, quello che volevo fare quando avevo da 11, 12 anni fino a 20, 21, mi sarebbe piaciuto essere un atleta. Quello che mi piaceva di più era fare sport e possibilmente essere un bravo giocatore di pallacanestro. Allora, immediatamente ho visto, mi hai guardato le gambe, perché effettivamente uno si chiede, ma come potevi mai nella tua testa avere l'ambizione di diventare un grande giocatore di pallacanestro se sei così basso? Allora, faccio una premessa. All'epoca la mia altezza andava benino per certi ruoli, come quello del playmaker, ecco. Però per il resto no. Comunque è una delle tante cose che ho provato e non è andata bene. Però mi sono divertito tantissimo nel frattempo. Questa è stata una cosa che volevo diventare all'epoca. Poi non è che mi sono reso conto piano piano che non è tanto quello che vuoi diventare importante, ma è quello che sei. E l'esperienza più importante è ora, è quello che stai facendo. La cosa più importante è sempre quello che stai facendo in quel momento. Ed è essenziale che uno si senta, come dire, pienamente coinvolto da quello che sta facendo. La cosa che,
che fa dispiacere, quando invece uno, e mi è capitato tante volte, quando invece uno, per questo me ne sono accorto, non si sente più interessato da quello che fa, da dove si trova, dalle persone che vede. Ecco, questi sono i momenti che secondo me voi, forse probabilmente ne avete meno, perché siete più giovani e perché siete più entusiasti, e questi qui in un certo senso vi aiuta molto. Ma ricordatevi che sognare va bene, perché uno, alla fine ci sono certe cose che piacciono di più e con cui uno si identifica. Essere un grande atleta mentre corri, per esempio, fa piacere pensare a queste cose. Però quello che conta è oggi, ora. Sì. Volevo chiederle anche ultime due cose. Che strade, cioè che scelte hai fatto per arrivare fino a qui? Allora, guarda, in realtà di scelte io ne ho fatte pochissime. In realtà quello che dicevo prima, l'esperienza che tu stai vivendo ora, cercare di fare tutto quello che ti capita al meglio possibile. Io ho avuto uno dei pochi messaggi, insomma, che ho avuto dai miei genitori, è che più fai bene le cose, più sei libero di scegliere o di non scegliere, perché poi la gente sceglie te. Questa è un po' la cosa che io mi ricordo sempre, e per cui io non è che ho fatto piani, cose, ho fatto quello che mi piaceva e dove ho lavorato tanto e mi sembrava di far bene, poi a un certo punto non mi sentivo più soddisfatto, ho cominciato a guardarmi intorno, ho fatto un'altra cosa e così via, capito? Quindi è importantissimo, almeno secondo me, ecco, è importante quello che fai in quel momento. Lì devi, ed è lì che vedi te stesso, ce la fai, non ce la fai, se è una partita vinci, perdi. In un certo senso questa è quello, ma identificarsi con quello che fate è la cosa più importante. Se vuole, cioè volevo chiederle anche se può... Se vuoi dare un consiglio per la loro vita, no? Un consiglio? Per come si può dire? Un consiglio da... per il futuro. Nel futuro? No, per il loro futuro. Io il loro futuro, gliel'ho detto. Cioè, cercate di sempre pensare a quello che state facendo. Farlo bene, divertirvi. E l'altra cosa che è molto importante per chi cerca la strada, perché un po' tutti, anch'io la sto ancora cercando la strada, tutti quanti, ma è chiaro che più si è giovani, più questa ricerca è un po', è più difficile, perché non c'è una strada prima, quindi il passato non vi aiuta e nello stesso tempo è meglio, perché vedete il futuro, non avete tanti limiti, però tutti quanti noi cerchiamo la nostra strada. Quello che è importante ricordarsi è che voi siete la cosa più importante che avete. Voi stessi siete la cosa più importante. Quando voi prendete una decisione, voi dovete sapere che siete voi quello che conta di più. Siete voi, se vi sentite bene, se vi sentite soddisfatti, se vi sentite, come dicevo prima, identificati con quello che fate, cioè coinvolti. Ci vuole, alcuni dicono, ci vuole grinta. Ci vuole passione, io direi, più che grinta. Dovete cercare sempre di trovare le cose che vi fanno appassionare, vi fanno divertire. Ho visto poche cose prima, ma insomma tutti mi parevano molto appassionati, quelli che ho visto intorno al tavolo. Alzavano un attimo gli occhi per vedere chi ero e poi ribassavano subito. Insomma, Quindi c'è il microfono. Quindi. Buonasera, mi chiamo Lorenzo, ho 16 anni e anch'io frequento questo posto da molto tempo. La domanda che vorrei farle è: spesso la politica non parla degli argomenti che interessano giovani, come il futuro e l'ambiente che ci circonda. Vorremmo... Guarda che non parla anche di cose che interessano a tantissima altra gente, oltre che i giovani. Quindi, comunque, scusa. Vorremmo un suo consiglio su come farci sentire. Hai perfettamente ragione, dicevo un po' prima le stesse cose. Effettivamente per tantissimi anni non si è capito che i giovani sono il futuro. Questo mondo sta diventando sempre più vecchio, che significa che i vecchi, gli anziani sono tanti di più, sempre di più. Ma bisogna capire che il futuro sono i giovani e sarà il mondo nel quale i giovani vivono, quindi da qui viene il clima. Importantissimo, finalmente questo si è capito. Ora tutti i governi, tutti i paesi stanno investendo un'enorme quantità di fondi nel
migliorare le condizioni climatiche, nel ridurre le emissioni, e voi ci dite tutti i giorni che non è abbastanza, giustamente. È fondamentale, perché così già con tutte, diciamo, con tutte le manifestazioni che, e i richiami che ci fanno i giovani, come avete visto i governi vanno lentamente su questo, per cui figuriamoci se non ci foste. Quindi questa è una prima cosa che bisogna fare. La seconda è investire sull'educazione, sul futuro. In certo senso noi abbiamo avuto delle esperienze profondamente diverse rispetto a quelle dell'età vostra. Insomma, la mia gioventù all'età vostra, io stavo in un paese che cresceva fantasticamente bene, c'era posti di lavoro per tutti, non c'era l'ansia, ecco. È cambiato tutto. Ma è cambiato tutto non solo da noi, è cambiato tutto un po' dappertutto. Per cui è diventata molto più importante oggi per il futuro l'educazione. I primi anni della vostra vita di relazione, la scuola, l'università, l'apprendistato, il lavoro, la tecnologia, l'ingegneria, le scienze sono diventate molto più rilevanti e importanti. E questo, in un certo senso, carica noi, specialmente chi sta al governo, di una responsabilità particolare, perché dobbiamo fare delle cose che non sono state fatte prima e le dobbiamo fare in fretta, perché voi crescete rapidamente, quindi bisogna farle in fretta e bisogna farne tante. E su questo, diciamo, io l'ho detto il primo giorno, addirittura nel discorso del governo al Parlamento ho detto proprio queste cose qui, quindi l'impegno di questo governo c'è. Ma non è solo il mio, un po' tutti oggi hanno capito questo. Grazie. Grazie. Se non ci sono altre domande... Eccola, arrivata. Grazie. Allora, io, come ho sentito prima, mi chiamo Aminata. Tocca la schiena perché sono di amici. Ho 18 anni e sto quasi per finire il liceo e personalmente ho anche un po' paura per il mondo di dopo e volevo sapere il suo pensiero, oltre che da governatore comunque in Italia, ma anche come uomo, su quello che sta succedendo adesso, soprattutto sulle decisioni da prendere soprattutto per il presente, perché parliamo molto del futuro ma non parliamo molto del presente di oggi. E volevo sapere il suo pensiero soprattutto sulle decisioni da prendere anche per i giovani, quindi cosa ne pensa lei sul fatto che comunque quando si prende una decisione, quando si è in riunione, il fatto che ci dovrebbero essere presenti anche i giovani, ma io adesso le faccio una legge proprio a caso, anche il fatto anche del DDL Zan, il fatto anche di? Del DDL Zan, oppure delle scelte per i cambiamenti climatici, proprio in generale, ma più che da governatore, anche da uomo, da parte sua, cioè vorrei capire di più. Sì, è molto importante che le decisioni siano prese con i giovani. Io questa cosa qui esattamente, c'è stata una specie di grande riunione prima del G20 sul clima a Milano, che si chiamava Youth for Climate, i giovani per il clima. E sono venuti 450 giovani da un po' varie parti del mondo che avevano lavorato prima in piccoli gruppi di lavoro e si hanno presentato i loro lavori e lì è stato chiarissimo che queste decisioni bisogna prenderle con i giovani, che sono le persone più, poi alla fine siete le persone che avranno più, come dire, conseguenze da quello che succederà sul clima, sull'ambiente. È chiarissimo questo e infatti abbiamo promesso che queste cose si devono fare con voi. La ringrazio molto, ancora devo dire ammirato da quello che è stato fatto qui e da voi stessi, siete bravissimi. Grazie a lei, grazie soprattutto per la semplicità con cui ha voluto stare con i ragazzi, perché secondo me è il regalo più bello che grazie, ma fare. Sa, io sono così, non è che mi cambiano. No, certo.